Ricordiamoci che il Papa dell'anno della misericordia non è un politico, non è un sociologo, non è un moralista, è un uomo che cammina secondo il Vangelo. Io lo rassomiglio tanto al mio San Francesco dell'Umbria, un Vangelo sine glossa. Uno dei vostri colleghi tempo fa mi ha detto, dice, ma il Papa è dalla parte dei poveri. Il Papa è povero, perché tutti siamo capaci di metterci dalla parte di quello o di quell'altro. Quello che è difficile, se tu vuoi sostenere i poveri, avere lo stesso cuore loro, sperimentare quello che sperimentano loro e sostenerli nelle loro difficoltà. Con quale forza? La forza del Vangelo. Beatitudini, beati poveri. Auguri, Papa Francesco. Non avere paura.